Do inizio a questa ultima sezione del convegno introducendo con grande piacere Chiara Franceschini, che è stata un'allieva della scuola ed ora lavora al Warburg, che ci presenterà i nuovi progetti informatici del Warburg. Grazie. Ringrazio per l'invito Monica Donato, Lucia Faede, Sonia Maffei e anche Lorenzo Fatticcioni e Lea Di Cosmo per l'organizzazione di queste giornate che mi sono sembrate molto interessanti. E comincio subito la mia presentazione, spero che non sia troppo lunga. Quello non è aperto? Sì, è aperto. Vuoi questo? Vai, dammi quello, sì. Perfetto. Tutti qua conoscete, o quasi tutti siete familiari con la collezione fotografica dell'Istituto Warburg e con la particolarità che la contraddistingue, ovvero il suo sistema di classificazione iconografica. La comunicazione che sono contenta di fare qui, anche a nome dello staff della collection che non è potuto essere presente, e specialmente di Rembrandt Duits, che è il deputy curator della collection, Paul Taylor, che è il curator, e Bertolt Kress, che è il mio collega sul progetto Gods and Myths, che è finanziato da un fondo dell'Università di Londra, sarà centrata sul passaggio che ormai da qualche anno abbiamo intrapreso dalla collezione cartacea a quella digitale. Non potrò rispondere a tutte le domande sulle questioni più tecniche, perché è stato Rembrandt Duits, il mio collega qua sulla vostra sinistra, destra, ad aver creato questo database, che è abbastanza artigianale e che ne conosce anche in dettaglio tutte le caratteristiche. Cercherò comunque di presentarvi a grandi linee il sistema, le sue caratteristiche, le differenze principali tra il sistema cartaceo e quello digitale, e delle implicazioni di queste differenze in questa traduzione dal cartaceo al digitale ci stiamo accorgendo sempre più via via che il progetto avanza, e anche gli elementi che sono ancora da integrare e migliorare, che sono certamente moltissimi, e naturalmente qualsiasi commento o suggerimento in proposito è assolutamente benvenuto. Il nucleo originale della nostra raccolta di fotografie risale, come sapete, a Abi Warburg. Insieme alle foto che furono utilizzate per le pubblicazioni dello stesso Warburg e degli altri membri dell'istituto, e a molte di quelle che furono usate per i pannelli di Mnemosyne, ne abbiamo altre che furono acquisite con la sola intenzione di affiancare alla raccolta di libri anche una raccolta di fotografie e di diapositive che dovevano servire a scopo di studio per nuove pubblicazioni o presentazioni dell'attività dell'istituto. Non entrerò qui ovviamente nel merito delle differenze tra il progetto di un atlante, come era quello Mnemosyne, e quello di un archivio fotografico, perché questo ci porterebbe lontano. È importante però aver presente che i due progetti erano diversi e sarebbero diversi per natura e scopo, anche se certo erano paralleli e nella loro diversità di forma e intenti erano entrambi pensati come strumenti flessibili e aperti. Una differenza evidente, ad esempio, è che l'archivio fotografico è uno strumento di conservazione ordinato per la ricerca, mentre l'ordine dell'Atlante, per quanto flessibile, implica un punto di vista più soggettivo e un aspetto performativo che doveva esplicarsi, nel caso di Mnemosyne, in una esibizione e spiegazione delle tavole. Ma quale avrebbe dovuto essere l'ordine originario di queste fotografie? Molte delle foto che abbiamo ancora e che sappiamo certamente risalire al periodo amburghese, perché ne portano il timbro, sul retro appunto, hanno come indicazione più antica una segnatura topografica e talvolta di medium e di scuola pittorica. Ad esempio, questo è un esempio che sul retro porta insieme al timbro Schlagwort, cioè parola chiave, l'indicazione pittura su tavola fiorentina del XV secolo, mentre sul retro di quest'altra fotografia, che è anche fotografato, non potete vederlo forse benissimo perché il timbro è sbiadito, voi da lontano forse non lo vedete, ma c'è un timbro Schlagwort sopra, sì? Vedete che è cancellato e c'è l'indicazione di scultore fiorentino del XV secolo.
Qui, insomma, in questi due esempi e molti altri che abbiamo, non compaiono assolutamente indicazioni di soggetto, anche se non sappiamo se le foto fossero o meno inserite in contenitori che magari avevano ulteriori informazioni. Dunque riteniamo che la topografia e il medium, come indicazione delle diverse scuole artistiche, sia stata uno dei criteri secondo il quale le foto furono classificate fin dall'inizio. Tuttavia, non poche delle foto più antiche, un numero considerevole delle foto più antiche, portano sul retro anche, spesso soltanto, una indicazione tematica. Qui vedete il retro di una foto, chiaramente, che risale al periodo di Amburgo, come vedete dal timbro, che porta questa indicazione Raubverfolgung, quindi è un ratto e un inseguimento. Che tra l'altro in questo caso indica il ratto di Proserpina, ma in generale ratto inseguimento potrebbe essere una categoria tematica che non scende nella distinzione delle storie che riguardano il ratto e l'inseguimento, è un criterio tematico. In effetti l'esistenza di un piano di ordine tematico, per usare questa parola, della raccolta, che dovrebbe essere coevo immediatamente successivo alla costruzione della nuova biblioteca che Warburg fece costruire nel 26, è stata confermata di recente dal ritrovamento ad opera di Katia Mazzucco di una diapositiva che riproduce un piano per la fototeca che fu probabilmente il frutto della collaborazione non sempre convergente tra Warburg e Sachsel. Allo schema della biblioteca, organizzato nelle quattro grandi categorie di immagine, orientamento, parola e azione, doveva corrispondere una raccolta di immagini che chiaramente rispecchiava lo stesso schema quadripartito, come potete vedere da questo schematicissimo riassunto. Rimando all'articolo di Katia Mazzucco, che è in via di pubblicazione sui Quaderni Storici, per più informazioni su questo importante ritrovamento, perché noi non avevamo certezza che ci fosse un piano dietro alle indicazioni che noi conoscevamo dal retro delle fotografie. Indicazioni che appunto corrispondono a quelle che si ritrovano in questo piano, che è più dettagliato di questo. Il piano presenta sottocategorie. Ad esempio, sotto la categoria immagine, la prima sottocategoria è pathos formen, ovvero che in questo preciso schema è definito come forme base dell'espressione figurata, e sotto pathos formen compare ratto e metamorfosi. Quindi ratto e metamorfosi era una categoria di questo schema, diciamo, di questo progetto di organizzazione, che corrisponde appunto a quello che veniva più o meno, è diverso ratto e inseguimento, però diciamo l'approccio è lo stesso. E questo è un altro esempio di ratto e inseguimento che mi è utile mostrarvi qui, perché ci porta anche al passaggio tra Amburgo e Londra. Come vedete, il timbro di Amburgo è cancellato e compare invece il timbro di Londra. Mentre il sistema della biblioteca è ancora tutt'oggi sostanzialmente lo stesso, diviso in quelle quattro categorie che abbiamo visto prima, l'approdo dell'istituto a Londra implicò una riorganizzazione delle fotografie che non fu dovuta soltanto a dei motivi pratici. Dopo i due spostamenti che l'istituto subì anche a Londra, da una sistemazione provvisoria in Thames House, questa, agli edifici dell'Imperial Institute a South Kensington, due foto qua dell'istituto all'Imperial Institute, l'istituto fu incorporato nell'Università di Londra e nel 1958 fu costruito il nuovo palazzo in Woburn Square, che è quello che conosciamo, con l'apposita sala per la fototeca. Si optò a questo punto, certo, per uno schema non tematico sul tipo di quello che doveva essere in mente a chi redasse quello schema del 26, ma piuttosto uno schema iconografico, che dunque risultò completamente diverso da quello degli anni 20, che probabilmente peraltro era restato sempre allo stato più di progetto che di reale collezione. Già infatti nel 1930, un anno dopo la morte di Warburg, Sachsel in una sua pubblicazione parlava della collezione in termini diversi da quelli dello schema del 26, dividendola in due settori, ma non entrerò nel dettaglio qua. A Londra,
il responsabile materiale della collezione, dunque dell'organizzazione delle fotografie già molto aumentate di numero, fu Witkower, che lavorava all'istituto ed era appunto il direttore della fototeca in questi anni. Mentre lo schema del 26 rifletteva alcune delle idee portanti di Warburg, probabilmente intrecciate a quelle di Sachsel, lo schema londinese, di cui al momento non abbiamo ritrovato abbozzi scritti, ma che di fatto è quello che esiste ancora oggi, fu pensato in modo molto più pragmatico e avendo in mente soprattutto un accesso più immediato possibile alle immagini per gli studiosi e gli utenti della collezione, in un'epoca in cui ovviamente internet non esisteva e quindi era pensato per raggiungere le immagini che si cercavano. Ad esempio, tutti i ratti di ninfe non sono reperibili in un'unica categoria come poteva essere nel caso di quello schema del 26, ma sotto il nome dei singoli personaggi in ordine alfabetico, quindi Europa, Proserpine, eccetera. Quindi l'ordine alfabetico è il sistema più pragmatico, sotto ovviamente un'indicazione iconografica. E si tratta, in effetti, come sapete, di un sistema molto flessibile che è cresciuto in diverse direzioni e non sempre sistematicamente, a seconda degli sviluppi delle ricerche dei membri dell'istituto e degli studiosi che vi hanno fatto riferimento durante ormai più di 60 anni di vita. Oggi la collezione cartacea contiene circa 400.000 fotografie, abbiamo calcolato, anche se c'è un'incertezza sul numero preciso, organizzate secondo categorie e sottocategorie iconografiche a volte molto raffinate. Quindi la prima categoria, dopo vi mostrerò anche uno schema più sintetico, prendiamo il caso di Gods and Myths, che è il progetto al cui stiamo lavorando ora. I cassetti dei Gods and Myths sono questi. Questo è un singolo cassetto dedicato a Ercole. Purtroppo so che non potete probabilmente leggere i titoli, mi dispiace. E aprendo il cassetto c'è una sottodivisione in ulteriori categorie di raffinamento iconografico che diciamo partono dalla figura singola e vanno avanti verso poi le storie, i miti, le allegorie, le adaptation. E naturalmente, ecco, scusate, questo è un esempio di adaptation, perché in un certo senso ogni folder comprende sculture, pitture, disegni e stampe di altre forme d'arte, soprattutto occidentale, sapete, il range cronologico, che però in qualche caso si spinge fino alla modernità, diciamo. Questo è anche un esempio dell'eterogeneità del materiale raccolto in questa collezione, che a volte è sorprendente. Questo è il sistema delle categorie nella collezione cartacea, quindi tutta una serie di categorie principali che non analizzerò nel dettaglio, però potete leggerle forse: Gods and Myths, Classical Literature, Magic and Science, Gestures, Secular Iconography, eccetera. E questo è un esempio di, che non potete leggere neanche questo, comunque è una sottodivisione per fare semplicemente un esempio della raffinatezza, diciamo, che si può raggiungere sotto la categoria resurrezione, che fa vedere come funziona la struttura. Questo è un semplicissimo esempio per mostrare come un problema della collezione cartacea è che ovviamente in caso di classificazione multipla di un'iconografia avevano bisogno di 3 o 4 duplicati della foto. In questo caso, esempio semplicissimo, Virgin and Child with Saints, va, con anche Saint Jerome e Saint Francis, va classificato secondo lo schema in 3 cassetti diversi, cioè la Virgin and Child, Saint Jerome e Saint Francis. Insomma, questo è solo un esempio semplicissimo, ma ce ne sono di più complessi. Per lungo tempo, ormai nel secolo scorso, cioè nel XX secolo, i miei colleghi Elizabeth McGrath, Paul Taylor e Rembrandt Duyts sono ovviamente stati comprensibilmente sollecitati a intraprendere un progetto di digitalizzazione della fototeca e del suo schema, o quantomeno una catalogazione. Ma uno dei problemi principali è sempre stato, ed è tuttora, quello economico. E un secondo problema riguardava questione di copyright. Però gli ostacoli più grossi erano legati al problema di come tradurre un sistema così peculiare. Questo era il problema principale. Ci sono stati in effetti alcuni tentativi abortiti
negli anni passati di creare un database, specialmente in seguito all'affidamento del compito a tecnici esterni. Cioè questi tentativi sono falliti perché il compito è stato affidato dai tecnici esterni, che erano bravissimi sicuramente, però un problema per i tecnici era ad esempio la non uniformità del numero dei livelli in categorie diverse, come illustrato per esempio da questa diapositiva. La potete vedere? Non benissimo, però diciamo è un esempio semplice in cui nella sezione Gods and Myths ci sono alcune categorie che hanno un solo sottolivello, le divinità Acis e Acheloos, che hanno soltanto l'unica sottocategoria, mentre invece la sezione Religious Iconography Crucifixion che ha 8 livelli di sottocategorie. Quindi questo dal punto di vista dell'uniformità di un sistema informatico poneva dei problemi. Ma un altro problema, ancora più serio dal punto di vista concettuale, è stato che i tecnici, che io non ho conosciuto, quindi diciamo queste sono cose che ho appreso dai miei colleghi, non ho avuto un'esperienza diretta di confronto con questi tecnici, offrivano soluzioni che si basavano su un modello di un catalogo di biblioteca, ovvero sul concetto di schedario, che tuttavia non rispecchiava l'idea di fondo della fototeca, che in questo è diversa da altri sistemi che abbiamo visto anche in questi due giorni. La differenza tra due sistemi è bene illustrata da queste due diapositive che ora vi mostrerò, approntate da Rembrandt, il mio collega che ha costruito il database. Questo database, infatti, della collezione fotografica del Warburg, va pensato non come uno schedario di immagini con parole chiave, quindi non è che a ogni immagine corrisponde una scheda con parole chiave, ma come un sistema relazionale costituito non dalle singole schede, ma dalle stesse parole chiave alle quali poi vengono associate le immagini. Qui l'esempio di nuovo, che era semplice, della Madonna con i due santi. Vedete che diciamo i tre schedari confluiscono attraverso due livelli di parole chiavi sotto la Religious Iconography. È un sistema completamente diverso da quello dello schedario, diciamo, in un certo senso. Naturalmente poi ne potremo discutere, io non sono esperta fino, diciamo, nel dettaglio, però il principio è chiaro, insomma, che c'è una differenza tra un sistema basato su uno schedario di biblioteca, diciamo, che poi le schede possono essere collegate tra loro, e un sistema che invece è basato sulle parole chiave come asse portante. Parole chiave che poi, come eredi molto trasformate di quelle Schlagwörter di Amburgo, costituiscono appunto il sistema di classificazione che secondo noi è il contributo più originale che il nostro database può dare ancora oggi al web. Quindi sulla scorta di motivazioni molto forti, tutto sommato, come il fatto che anzitutto questo sistema di classificazione iconografico è unico e dunque anche nell'era di Google può aiutare moltissimo in una ricerca di immagini per parole chiavi. Secondo, che la nostra collezione cartacea, proprio per come si è stratificata nel tempo, comprende materiali che, nonostante internet, non sono sempre reperibili altrove, come ad esempio manoscritti da biblioteche periferiche che non sono stati ancora digitalizzati, o immagini da oscuri cataloghi d'asta, come per esempio questo di Berna, Kornfeld und Klipstein, che non è il più famoso mercante d'arte che conosciamo, ma come vi mostrerò è possibile fare una ricerca tramite dealers, tramite case d'asta, eccetera. Quindi si spera che, insomma, in questo modo tante cose che ora al momento non si riescono a trovare, in questo modo si troveranno. E infine il fatto che la traduzione su supporto digitale facilita enormemente la classificazione incrociata, la classificazione multipla, quello che dicevo prima, di una singola immagine in più categorie, sulla scorta di tutte queste motivazioni si decise anni fa di affidare appunto il compito di costruire questo database non a un esperto di informatica, ma a un membro dello staff che ne è ancora il responsabile. E questo progetto incontrò subito l'entusiasmo anche dei colleghi della biblioteca. Questo è una riproduzione da un libro della biblioteca, per la possibilità di inserire e classificare al posto giusto
ogni singola immagine dei molti libri antichi presenti sugli scaffali. In questo modo si recupera anche quel rapporto tra biblioteca e fototeca che in un certo senso poteva essere andato perduto. Questo, ad esempio, è uno screenshot dell'attuale lista di edizioni di Ovidio, che ho scelto soltanto per mostrarvi velocemente, che abbiamo già disponibili. E se ne prendiamo una di queste, l'edizione di Anversa del 1606 con le illustrazioni di Antonio Tempesta, vedete che abbiamo tutte le immagini, sono, vorrei ampliare il... No, scusate. Diciamo, tutte le illustrazioni sono state catalogate, quindi tutta l'edizione qua e come questa tutte le altre che sono elencate e anche altri libri, ormai a questo punto ne abbiamo parecchi. Per esempio, se prendiamo questa, il Ratto di Europa, per rimanere in tema, vedete, vi faccio vedere un esempio di scheda, che è molto semplice, c'è un database molto semplice, su questo tornerò tra breve, nel senso è molto semplice come visualizzazione. La cosa principale è la classificazione iconografica, riuscite a vederlo? Che infatti in questo caso presenta già un esempio di come la cosa è classificata in due diverse categorie principali, Gods and Myths e Literature, perché è riferita ad Ovidio. E poi ci sono altri dettagli, che ovviamente sono dettagli fondamentali perché riguardano l'artista, la data, il luogo e il riferimento preciso al testo che è illustrato. Altri dettagli che indicano la collezione, diciamo il nucleo dal quale questa nostra immagine deriva, tornerò anche su questo. E infine un settore di relations in cui noi mettiamo link a database che offrono più informazioni rispetto al nostro, e anche su questo tornerò, in questo caso ad esempio, a parte che in questo caso avete anche, non lo apro perché ci vuole troppo tempo ad aprirsi, ma il link con riproduzione digitale completa del libro, perché ovviamente nel nostro caso ci sono soltanto le illustrazioni, nella biblioteca c'è tutta la riproduzione del volume. E poi un link al British Museum che in questo caso, se si apre, è utile perché nonostante appunto, come sapete, il British Museum ha un bellissimo, è una risorsa informatica per le immagini bellissima, perché hanno fatto una schedatura molto attenta di tutto. In questo caso loro hanno schedato ma non hanno l'immagine, quindi comunque è un esempio di come può essere utile integrare i due sistemi e come questo con altri. È chiaro che per questi altri motivi, che cercherò di riassumere qui brevemente, il database che stiamo costruendo, e vi faccio vedere la home page, che spero di recuperare. Da qua. Questa è la nostra home page. Scusate, questa invece è la home page del Warburg Institute, che non c'entra solo, che ora non volevo mostrarvi, ma comunque la vedrete lo stesso. Queste cose capitano. Questo è Paul Taylor, il curator della Photographic Collection. Questo non era previsto, ma comunque. Scusate. Quindi si può accedere dal website, diciamo, ma si può accedere anche da Google direttamente. Se su Google digitate The Warburg Institute Iconographic Database, compare. Quindi questa è la pagina iniziale al momento. Stiamo valutando se mettere subito qua un documento esplicativo che sia più facilmente raggiungibile che entrando attraverso il website dell'istituto, che appunto, siccome è più immediato arrivare subito al database, comunque questo è un altro discorso. Questa è la nostra home page, e questa risorsa, è chiaro che a questo punto, mentre rende disponibili, speriamo, tutti gli elementi esistenti, rispettando i principi intellettuali e quelli di economia di informazioni che caratterizzano la collezione cartacea, offre al tempo stesso una risorsa del tutto nuova. Quindi le categorie che ora compaiono sono queste: Antiquities, Architecture, Gods and Myths, History, Literature, Magic and Science, Ornament, Portraits, Religious Iconography, Secular Iconography, Social Life.
Naturalmente per il focus, per come questa collezione si è formata, quasi tutte le categorie offrono, e non solo quella di Gods and Myths, offrono, interessano la fortuna dell'antico in un certo senso. Non le esporrò tutte, vi mostro solo il caso dei Gods and Myths, che è, come vi dicevo prima, organizzato secondo un criterio alfabetico, a parte alcune prime categorie che riguardano cicli iconografici di Gods and Myths. Cicli è una categoria sempre presente anche nella collezione cartacea, quindi se cliccate su cicli, la Galleria Farnese, tutte queste cose qua che rappresentano cicli di dei, compaiono tutti insieme come opere complessive, diciamo, mentre invece scendendo sui singoli personaggi sono in ordine alfabetico. Una delle differenze rispetto alla versione cartacea riguarda un problema di coerenza. È evidente che l'incertezza rispetto a dove collocare... Scusate, non era questa che volevo prendere. Scusate. Saltare da un... No. Mi dovete perdonare perché... Ecco dunque, sostanzialmente quello che volevo dire è che nel caso della collezione cartacea la collocazione, anche se l'iconografia è incerta, si può mettere nella cartella che si vuole, ma mentre invece nel database bisognerebbe limitare al massimo le incertezze. E quindi abbiamo cercato anche di uniformare, seguire dei criteri uniformi nella descrizione di queste categorie. Qua c'è un paragone tra Ercole e Venere, in cui si vede che abbiamo cercato di uniformare le diverse categorie, cioè sono tutte organizzate tramite cicli, figura singola, tipi, miti, eccetera. Però alcune divinità, in questo caso, hanno delle attività particolari che altre divinità non hanno. Ad esempio Venere, Bath and Toilet of Venus, è chiaramente talmente importante che abbiamo dovuto metterla già a questo livello, anche se secondo uno schema più, diciamo, sistematico sarebbe al di sotto, sarebbe una sottocategoria delle attività di Venere, ma siccome sono talmente tante le immagini di Bath and Toilet of Venus, l'abbiamo messa qua. Quindi c'è sempre un compromesso tra un tentativo di mantenere la coerenza di un sistema che comunque deve essere in qualche modo uniformato e non può essere più come la collezione cartacea, però c'è sempre una certa flessibilità. I sistemi di ricerca iconografica, diciamo i sistemi di ricerca che vi voglio illustrare brevemente, che abbiamo disponibili, sempre che di nuovo funzioni, ecco, sono principalmente due. O per parola chiave iconografica, che possiamo mettere qua, mettendo search by subject keywords, ad esempio se noi... digitiamo psiche, submit search, al momento abbiamo 441 immagini di psiche e un vantaggio chiaro insomma, per noi di questo database è che c'è subito un ordine cronologico tra le più antiche alle più moderne che nel database cartaceo ovviamente non avevamo. Un altro metodo invece è quello di scorrere le categorie iconografiche alla ricerca di qualcosa di più preciso. Per esempio, siamo interessati, non so, a vedere le immagini di Danae, e quindi andiamo alla D. Così vi faccio vedere anche come è strutturata una singola categoria. Danae è divisa in 5 scene principali, che sono qua descritte, 5... Diciamo, abbiamo anche la possibilità di vedere quali sono le scene, le storie, i miti più illustrati e quali sono quelli meno illustrati. Se prendiamo per esempio Jupiter e Danae, vediamo che ci sono 3 possibilità a seconda dell'approccio che è stato adottato nella organizzazione di questa fototeca sin dagli anni 50. Possiamo avere Danae da sola, con o senza la pioggia d'oro, e ne abbiamo...
alcune, molte, abbastanza. Poi possiamo avere Danae con Jupiter in forma umana, qui Jupiter è rappresentato come un uomo, e poi ovviamente abbiamo Jupiter come una pioggia d'oro, che può essere con amori, con amore e amoretti, oppure con la nutrice, diciamo, con la attendente. E qui quindi e qui ne abbiamo abbastanza, ovviamente in ordine cronologico, come vi dicevo prima. Un secondo, quindi allora, i due vantaggi principali che abbiamo già visto sono che a colpo d'occhio si può vedere lo sviluppo cronologico. E il secondo è quello di classificare, diciamo, di usare una classificazione multipla per uno stesso oggetto. Torniamo un attimo alla home page. Anche a questo punto, però, l'altro enorme vantaggio è che noi abbiamo anche approntato, logicamente, una maschera di ricerca avanzata, nella quale si possono fare anche le ricerche per artista, luogo, data o altri parametri che prima assolutamente erano inconcepibili. Era una fototeca che era completamente diversa dalle altre perché non aveva, appunto, non aveva questi riferimenti ad artisti o a stili o a... Era solo il criterio iconografico. Oggi invece con il database si può anche ricercare tramite questi criteri che sono giustamente i più importanti tanto quanto l'iconografia. E stiamo anche cercando di rendere possibile questa ricerca fin dalla pagina home page, però ancora siamo nel processo per trovare una soluzione a questo, ma così funziona molto bene tramite l'advanced search form. Per esempio, se noi mettiamo un esempio classico, artist, possiamo cercare ad esempio ghirlandaio, e quindi non abbiamo ancora moltissime immagini, però abbiamo tutte le immagini che per ora abbiamo di ghirlandaio, ne possiamo aprire una molto tipica, diciamo, della tradizione warburgiana, in cui ancora vediamo la possibilità di fare questa classificazione multipla, in cui questa immagine risulta classificata sotto Gods and Myths Amoretti per via del rilievo, Religious Iconography perché è una scena delle storie della Vergine classificata più specificamente in due parti, perché c'è il meeting, c'è l'incontro alla porta e c'è la scena della nascita della Vergine, e poi anche nella categoria Social Life, che è una categoria abbastanza problematica, non entrerò nello spiegare questa in questo momento, ma in questo caso perché c'è una rappresentazione di strumenti musicali che può essere utile anche chi è interessato alla rappresentazione della musica, come in questo caso nel rilievo sono rappresentati gli strumenti. Queste ulteriori possibilità potenziano enormemente l'utilità della nostra collezione, crediamo, che nella versione cartacea non presentava appunto queste possibilità. Criteri che invece erano presenti evidentemente in quella amburghese, il discorso delle scuole, quindi è un recupero anche di... si spera insomma che si riesca a recuperare tutta la storia di questa collezione in un certo senso. Anche se, e torno alla maschera di ricerca... Advanced Search, quindi abbiamo visto che si può cercare per artista, si può limitare il periodo cronologico, si può cercare per location, per numero di manoscritto, perché abbiamo moltissimi manoscritti, per esempio tutta la collezione di Zaxl che aveva raccolto di manoscritti astrologici è ora tutta disponibile, quindi è molto utile averli tutti in un unico posto, anche se ovviamente sono tutte foto in bianco e nero, molto vecchie, non sono foto a colori, non sono però... è comunque importante perché sono tutte classificate iconograficamente e available l'intero manoscritto sulla base delle riproduzioni che noi abbiamo. E autore di libro, qua nel caso di libri illustrati. C'è poi un ultimo campo di ricerca nell'Advanced Search che è Special Collection, facevo riferimento prima a questa categoria. La nostra collezione, chiaramente il suo focus... A differenza, ad esempio, di quello che spiegava poco fa Costanza Caraffa, non è storico e non è neanche di storia della fotografia, cioè l'oggetto fotografico comunque non è rappresentato in tutte le sue parti, potrebbe essere un limite di questo database, in un certo senso forse lo è,
però almeno siamo riusciti a mettere in questo drop menu i nuclei principali sulla base dei quali questa collezione è stata formata. Quindi questo è molto utile, ad esempio se uno, quando sarà finita diciamo questa cosa, per esempio se uno vuole sapere tutte le foto che hanno il timbro di Amburgo, a questo punto si potrà sapere, perché anche se noi non abbiamo fotografato il retro per ora, per ragioni di tempo, per ragioni di insomma contingenza in un certo senso, tuttavia le persone che sono interessate a queste potranno sapere quali sono e potranno venire all'istituto e consultare ancora nuovamente la collezione cartacea. Ma è già importante avere l'informazione rispetto a queste collezioni particolari che, appunto, a parte quella amburghese che diciamo è il nucleo originario, ne comprende molte altre. E, scusate, ad esempio un progetto molto importante che il Warburg aveva fatto a suo tempo con il British Museum era di procurare immagini per il Barch, e quindi noi ora abbiamo sotto una di questi di queste collezioni, diciamo nuclei originali, c'è anche Barch, dove quindi troviamo tutte le immagini che poi sono confluite nel Barch, che sono anche ora nel database del British Museum. Ma per darvi un'idea, non mi soffermo su tutte, comunque insomma questo aggiunge diciamo la possibilità di recuperare degli elementi che chiaramente erano andati perduti nella storia di come questa collezione si è stratificata nel tempo e dei diversi progetti intellettuali che ci sono stati dietro. E per finire vorrei semplicemente ribadire alcune delle principali differenze rispetto ad altri database, come alcuni di quelli che abbiamo visto oggi e ieri, differenze che tuttavia non rendono ovviamente il nostro alternativo agli altri, ma semmai complementare. Si tratta appunto di un database relazionale basato principalmente sul sistema di classificazione iconografico, che è il nostro focus principale, quindi è diciamo mono tematico come database, non è un database basato sull'idea dell'evento storico come quello che abbiamo visto dell'Erziana, e è anche molto diverso dal database del Census ovviamente. Questo guarda principalmente un elemento, l'iconografia, che ora è corredato da tutti questi altri elementi che il database ci permette di aggiungere, e quindi per questo diciamo le informazioni che noi diamo, le informazioni sia storico-artistiche, sia di tradizione artistica, le descrizioni degli oggetti, tutte queste informazioni qua sono ridotte al minimo nelle nostre schede. Quindi bisogna sempre, c'è un caveat da fare, bisogna sempre sapere che noi stiamo, diciamo, la nostra priorità al momento è di mettere online tutta la collezione, partendo, ora abbiamo il progetto su Gods and Myths, speriamo di avere altri finanziamenti per coprire tutte le altre categorie nel minor tempo possibile, visto che già è molto tardi, cioè siamo già, diciamo, forse avremmo dovuto cominciare prima, ma non abbiamo potuto per i motivi che dicevo. Quindi anche la bibliografia che noi forniamo non è aggiornata, infatti non si chiama neanche bibliografia, ma è spesso scriviamo quello che c'è sul retro della fotografia per recuperare l'informazione. Però appunto stiamo cercando il più possibile di fare accordi con altri database, e appunto abbiamo cominciato giustamente per ragioni storiche anche dal Census, anzitutto è stato il primo accordo che abbiamo fatto, ma anche progetti nuovi come quello di Bianca De Divizis, cercheremo di integrarli, appunto spero che ci siano altre possibilità, per esempio quel progetto dell'iconologia di Ripa, non so se sarà possibile integrarlo, insomma, che danno più informazioni. Quindi noi offriremo questo schema senza pretendere, diciamo, di superare altri schemi come possono essere Icon Class, ovviamente che non entro in questo, ma è completamente diverso dal punto di vista della concezione. Però appunto in tutta la collezione abbiamo 400.000 immagini, Gods and Myths sono circa 40.000, e come in tutti questi progetti che abbiamo discusso in questi giorni siamo in quattro a lavorarci, e quindi se noi ci mettessimo a fare ricerca aggiornata su ogni foto non finiremmo più. E quindi sì, l'idea di fornire link è abbastanza importante a questo punto. E quindi insomma spero che questo servirà per nuove collaborazioni anche da parte nostra, e niente, direi che posso finire qua e spero che abbiate delle domande, altrimenti non importa, grazie.
Giada, è molto interessante l'approccio che avete avuto, secondo me, perché da un lato rispetto a altri tipi di fototeche voi avete l'esigenza di conservare una memoria storica che è molto importante oggettivamente, che è quella che poi uno ritrovava quando veniva a cercare, no, nei faldoni. Dall'altro lato però la possibilità della informatizzazione rende possibile giustapporre diverse chiavi di interpretazione, quindi trovo giusto che abbiate rispettato, ma è anche altrettanto importante ampliare. Dal punto di vista di una studiosa che si è occupata come me negli ultimi anni specialmente di iconografia, di allegoria, studiando Ripo, studiando le allegorie cinquecentesche, la bellezza dell'archivio Warburg era quello di trovare cose inaspettate, dalla pubblicità alla foto della porcellana che uno non avrebbe mai magari pensato. Quindi da un lato c'è questa ricchezza anche proprio nello stesso schema, nell'aver unito insieme, e dall'altro l'informatizzazione potrebbe presupporre una ricchezza ulteriore, perché all'interno di questa organizzazione c'è il positivo è il raggruppamento e in qualche modo il negativo è il raggruppamento, perché ci obbliga a una visione che è unidirezionale, mentre mi è capitato varie volte di trovare dei dettagli iconografici di allegorie in scene composite che erano organizzate secondo chiavi di ricerca estranee, perché magari l'elemento allegorico era marginale. Quindi diciamo che se voi mettete online il database sarà meraviglioso per noi. E cerchiamo di raffinare di più, insomma, al massimo. Non, ovviamente sempre. Beh, il consiglio, cioè la domanda e anche il consiglio che vi darei è di tener conto di due elementi. Da un lato questa cosa che tu accennavi, cioè il dettaglio dell'elemento iconografico nella descrizione, che è fondamentale, soltanto una descrizione più o meno oggettiva della figura, perché ricca di dettagli, magari un attributo di una figura può essere fondamentale per identificarlo e anche per dare al pubblico che lo usa magari la possibilità di aiutarvi a codificarlo meglio. Questo è il primo elemento. Il secondo è la multisignificato delle immagini, che quella è la cosa più importante, sia nel tempo, perché una stessa scena, una stessa allegoria o una stessa immagine può essere interpretata in più modi, sbagliando dal 500 ad oggi magari, però è molto interessante anche quello, anzi trovo nei miei studi che a volte è più interessante sottolineare un errore o un'interpretazione che poi ti lancia delle altre, che non l'interpretazione univoca. Quindi direi queste due cose. E poi una curiosità, perché non avete considerato Iconclast, che in fondo come elemento aggiuntivo nelle schede, Midas, esatto, il Fato Marvel lo usano, cioè lo usano in moltissimi. Questo la cosa di Iconclast è molto importante e anche molto legata, anche questa, come tutte le altre cose, alla storia di questo istituto. Perché noi sappiamo che gli stessi fondatori di Iconclast all'inizio, diciamo, studiarono il sistema del Warburg, poi non ci fu mai un progetto comune, però è vero che è un principio opposto, perché Iconclast parte da una classificazione teorica, diciamo, certo, e dall'alto al basso, mentre invece il sistema del Warburg è molto più pragmatico, nel senso che parte da una divisione materiale delle foto che ci sono. E quindi è completamente diverso come concetto. È chiaro che oggi Iconclast è uno strumento che può essere usato da tutti. Appunto, essendo uno standard. E noi non siamo uno standard, però è un punto di vista diverso rispetto a Iconclast. Quindi potrebbero essere integrati. Sì, appunto, nel senso. Sì, esatto. Dovrebbero esserlo, secondo me, infatti. Dovrebbero essere integrati. Volevo mostrarvi come ultima diapositiva. E su questa questione del multivalore? Quello è essenziale. Cioè, non so come. Sì. È essenziale che voi introduciate la ricerca per denominazioni storiche, scandite nel tempo. Che io, se vado a cercare Saturno, mi trovo il Sileno con il bambino in braccio, con Dioniso bambino in braccio, se no è impossibile recuperare quelle immagini. Cioè, dovete fare una nomenclatura storica delle vostre immagini. Questo è un problema, ma intendi dire storica sui nomi, diciamo, contestuali?
dei soggetti, perché ad esempio noi abbiamo scelto in maniera, forse non ti stai riferendo a questo, però per criteri di uniformità noi abbiamo scelto sempre, diciamo, la denominazione latina. Esattamente, ecco. Ma moderna, per cui moderna, se io sì. cerco moderna, Saturno, non troverò mai lì dentro il Saturno, quello che nel 500 era un Saturno. Devi risalirci tramite questo la data. È una, per quella... Lo so, perché da questo lo so. No, è vero, è qualcosa. Lo so, è vero, ne abbiamo discusso moltissimo di questo. Se chiamare... In un secondo momento. Esatto, insomma. L'idea è questa: l'idea è di creare anzitutto, di mettere online queste immagini e poi di raffinarle nel tempo. Perché se ci mettiamo fin da ora certo. Così non finiamo più. Però anche aggiungere magari un campo analitico, di descrizione analitica, potrebbe nel frattempo, che non è meno impegnativo di dare una storia per ogni storia, però già identificando gli attributi chiave tu puoi arrivarci lo stesso. Ma questo c'è infatti, perché noi abbiamo, ti volevo perché mostrare prima. Perché non l'hai fatto prima. Vedere, quindi magari... No, ti volevo mostrare la... Cioè la divisione degli attributi ce l'abbiamo, se prendiamo... Ah, perfetto, quello già può aiutare, no? Perché sono andata abbastanza veloce sulla presentazione delle... Però, per esempio, prendiamo Bacco, che è una categoria che abbiamo finito. Poi non vedo nulla, la devo guardare qui. Vabbè, lo mostro ora, non voglio entrare nei dettagli. Sì, comunque, certo. Abbiamo la figura con tutti i singoli attributi, e lo stesso per Venere, eccetera. Perfetto. Sì, quindi sì, sì. Quello. E poi, sì, sì, no, assolutamente. Vedo che qua si è... Il ghirlandaio, mi vedo e non c'è il riferimento alla Domus Aurea. No, perché è esattamente... non è una scheda storica che ti fornisce, non è uno studio come può essere il database delle firme, cioè che è un'altra cosa. Cioè ma nel senso che voglio dire, sono due concezioni completamente diverse, diciamo la priorità... No, ma lo voglio dire per distinguere, cioè, voglio dire, un database può essere cose diverse. Da un lato offrire uno strumento che riflette anche una ricerca, dall'altro, come nel nostro caso, la priorità assoluta è rendere disponibile questa collezione per una cosa molto specifica. Tu non andrai a cercare le informazioni, diciamo... La mia grottesca. Ho scelto l'esempio sbagliato, purtroppo. Lo so, ma io sono consapevole di questo. Però non è sufficientemente elastico per proprio i fini delle vostre ricerche. Ma lo è elastico in un certo senso, perché non è un database che pretende di offrire tutto, pretende di offrire il minimo, diciamo, e poi da lì. È uno strumento che va a integrare altri strumenti, ci sarà, non è, diciamo, chiuso in se stesso, non è questo il fine, non è il fine di offrire un... È di, per esempio, appunto, trovare l'immagine che tu non sai che esiste, perché noi le abbiamo quasi tutte quelle di... E quindi tu sai soltanto questo, che esiste quella immagine, e poi con quello ci farai quello che ritieni opportuno, ma non cercherai le informazioni sulla storia della ricezione o sulle fonti, in queste schede che, come hai visto, sono ridotte al minimo. E quindi sì, è una sorta di compromesso, certo, appunto, non... ma guarda che è dura finirla. Sì, infatti. una lista de desiderata. È completamente diverso dagli altri database, questa è la cosa anche interessante nel confrontare queste esperienze. Quello è molto interessante, secondo me. Ci sono altre domande? Sì. Te. È una suggestione. Mi veniva in mente un corpus iconografico che probabilmente in origine aveva un'organizzazione un po' simile a quella della Fototeca Warburg, e che tutti noi conosciamo, che è il Museo Cartaceo di Cassiano. Ecco. E allora lo strumento informatico in quel caso veramente permetterebbe di restituire in una maniera molto efficace la scansione originale dei temi e appunto la valenza multipla della singola immagine all'interno dello schema mentale di Cassiano, e poi la stratificazione storica
è recuperabile attraverso le varie iscrizioni, numeri che si vedono ancora in molti casi sulle pagine. Purtroppo vedo che Eloisa è andata via. Sì, però ne avevamo già un po' parlato. Infatti, secondo me sarebbe una cosa da... Esatto, quello è un problema relativo a quel progetto che non è stato pensato fin dall'inizio con un sbocco informatico, e questo è un problema di cui lei e Rea, la responsabile, è molto consapevole. Cioè, loro stanno pubblicando i volumi del Museo Cartaceo, ma avrebbe molto senso avere un database. Diciamo, Cassiano Dal Pozzo sarebbe stato contento di avere un database. Sì, credo. No, una domanda molto veloce. Ho visto che è passata una slide delle visite. Che ah, sì, esatto, in volevo modo. Mostrarla mi, quella. Mi curiosiva perché mi sembra anche una cosa abbastanza interessante, cioè capire quanto effettivamente poi diventa di dominio comune e quindi esatto. Ha successo e quanto poi appunto allora può essere esatto. Utile. Grazie per questa domanda. Infatti volevo mostrare per chiudere questa slide, perché appunto noi il database è completamente open source, è completamente aperto, diciamo forse anche troppo, nel senso che noi correggiamo continuamente eventuali errori che ci sono, anche nelle cose minime che mettiamo, quindi se vedete qualsiasi errore segnalatecelo ovviamente. E anche stiamo aggiungendo ogni volta che finiamo una divinità, ora abbiamo fatto Bacco, Ercole, Diana, le grazie, le mettiamo nelle voci di Wikipedia, mettiamo voci di Wikipedia con il nostro, con il link, diciamo per cercare di, e questo in effetti sta avendo, pensiamo, non sappiamo esattamente con precisione quali sono i modi, diciamo, però si può, probabilmente molti arrivano direttamente al database senza passare dal sito web del Warburg, e quindi teniamo anche sott'occhio queste cifre di Google Analytics che permettono di studiare nel dettaglio il numero delle visite, che in generale 2771 questo mese, sono aggiornate al mese, unique visitors, che sono i visitatori reali, sono quelli che vengono calcolati solo una volta, diciamo, e quando tornano contano sempre per uno, quindi è la cifra più significativa, 1642. Poi c'è questo bounce rate, che è il tasso, diciamo, di abbandono in un certo senso, è abbastanza basso, 29%. Sono quelli che ci stanno meno di 3 secondi e poi mollano. Addirittura. E quelli tipo la Lucia, insomma. No, scherzo. Insomma, è interessante monitorare questa cosa, sì. No, solo un'ultima cosa, visto che ho il mio microfono. Invece con Iconos di Roma non avete avuto alcun rapporto? Per no? Ora no, direttamente, però sicuramente sì, so a cosa ti riferisci, e probabilmente dovremmo... Sì, stiamo cercando proprio di collegarci con... È molto simile, esatto, e nasce un po' da un'idea anche quella simile, sì. Io volevo dire che all'incontrario, perché IconClass è molto più diversificato, eccetera, sarebbe utile, come se uno va in IconClass, in fondo c'è automaticamente il link con, cioè uno senza cercarlo, con il Marburg Index. Lo so, che, sì. Che dovrebbe essere loro di rivolgersi a voi, che avete solo delle classificazioni, diciamo, per grandi temi, che sarebbe il link direttamente al Warburg Index, sarebbe desiderabile secondo me. È giustissimo, infatti dovremmo, sicuramente questa è una cosa che è in programma, di coordinarsi anche col Marburg Photo Archive. E la stessa cosa abbiamo già fatto, per esempio mettiamo dei link con l'istituto olandese di diciamo il centro di studi Rijksbureau per le immagini, e sì, quindi dovremmo senz'altro, noi abbiamo tutta la riproduzione dell'archivio Marburg ovviamente su carta al Warburg, sì, dovremmo sicuramente integrarci di più in questo sistema del quale fino ad ora siamo stati abbastanza al di fuori, sì. Assolutamente, sì, sì, sì. È appunto usato. Sì, sì, è giustissimo.
Volevo fare una domanda, innanzitutto complimentarmi per il lavoro che state facendo e io penso in maniera diversa da altri interventi che sia di inestimabile valore riprodurre esattamente la classificazione ontologica di Warburg e la suddivisione per soggetti è un bene inestimabile sotto il punto di vista proprio dei sistemi di classificazione, quindi da purista mi piace che sia riprodotto in maniera abbastanza fedele, però ciò non impedisce in futuro, quando avrete finito questo lavoro, di comunicare con altri sistemi mantenendo però chiuso il vostro. Mi spiego meglio, non so se avete pensato a sistemi di codificazione ontologica tipo SCOS, che è un Simple Knowledge Organization System, che consente di riprodurre in maniera informatica un'ontologia e di comunicare con ontologie esterne, ecco. Penso che queste opzioni siano state valutate e siamo sempre molto aperti a vedere diciamo, cosa si può fare, però al momento è verissimo che abbiamo degli obiettivi molto basilari, molto più basilari, che sono, ci sentiamo insomma in dovere di rendere disponibile anzitutto questa cosa, e poi so che ci sono anche appunto il Getty sta facendo questo, diciamo, tentativo di descrizione degli oggetti in modo molto raffinato, eccetera. Sicuramente dovremmo a un certo punto, sì, anzi sarebbe meglio il più presto possibile, cercare di... Sì. Posso farti una domanda? Scusami, una curiosità. Ma avete digitalizzato anche il dietro, dove ci sono... No, purtroppo questo è un altro problema, che non, diciamo, è stata presa sempre per il motivo dei numeri, del tempo, diciamo, semplicemente se tu fotografi anche il retro i tempi raddoppiano. Certo. E già così abbiamo un fotografo che ci fa tutte le riproduzioni. Li fotografiamo, sì. Anche questo potrebbe essere ritenuto una cosa un po' antidiluviana, sono convinta che esistono degli scanner che in un momento ti fanno tutto, diciamo. Eh no, ma quello ci metterebbero secoli, cioè il fotografo fa velocemente. Il problema dei retri è un problema che non ho deciso io, ovviamente, io li avrei fotografati tutti. Però comunque in questo modo noi comunque le indicazioni che sono sul retro le diamo, quindi si perde l'aspetto documentario del documento riprodotto. Come? Le trascriviamo, sì. Ah, trascritte. E quando c'è qualcosa di rilevante le fotografiamo, per esempio abbiamo dei retri con annotazione di Zaxl, quando ci sono, quelle sì. È che spesso sono retri che hanno, diciamo, indicazioni molto semplici, anche battute a macchina, e la decisione è stata non li facciamo tutti, perché ci raddoppia il tempo. No, ma a volte ci sono anche interpretazioni diverse, mi ricordo. Sì, lo so, no? Certo, infatti. Quello lì, quindi... Ma noi non vogliamo perdere, ma il punto è che noi vogliamo che voi continuiate a venire al Warburg. È troppo facile, scusa. È giusto, è giusto. È come i siti web museali in cui uno dà, cerca. Scusate, noi vi diamo delle indicazioni, poi voi venite. Poi dovete venire nella chiesa, giusto. Vabbè, ci sono altre domande? Come vedi, è stato un sacco di interesse, è stata bellissima questa. Anche perché devo dire, la fototeca del Warburg è una specie di, di torta dei desideri di tutti, no? E quindi uno vorrebbe tutto, chiaramente. No, ma è giustissimo, infatti io capisco le vostre esigenze, non è che non le capisco, sinceramente. Va bene, allora grazie veramente tantissimo.